Finzione. 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 O realtà. Beh, la storia ormai la conoscete, la cosiddetta cattiva maestra di Torino, quella pizzicata proprio dalle telecamere di Matrix, mentre augura la morte, dice io li ucciderei, i poliziotti, che poveracci stanno lì a fare il loro mestiere, cioè il mestiere di permettere anche al più antipatico del mondo, ma di fare il suo comizio. Ne abbiamo parlato in tanti modi di questa cattiva maestra, in televisione ci hanno detto i politici bisogna licenziarla. Non è così facile perché le procedure sono complicate, ma io vorrei oggi sottolineare una cosa ancor più grave della cattiva maestra che vuole uccidere i poliziotti, e cioè le cattive maestre che le danno solidarietà. Quella cattiva maestra di Torino stava là con la sua birra in uno stato chiaramente alterato, non vorrei certo che fosse o sia nel futuro la maestra dei miei figli, ma era lì in una piazza e a caldo diceva delle cose che una maestra non dovrebbe dire. Queste cattive maestre che invece gestiscono un blog e che hanno dato subito solidarietà alla cattiva maestra di Torino non hanno la birra in mano, non sono in una manifestazione, sono nelle loro stanzette, nelle loro case, gestiscono un blog e danno ragione alla cattiva maestra. Come insegnanti antifasciste e antirazziste difendiamo ogni giorno la memoria storica collettiva dentro le nostre aule. Ma andate a quel paese, anzi, uscite da quelle aule. Difendere una maestra che augura la morte a un poliziotto, a un medico, a un giornalista, a chiunque, non merita di insegnare. Soprattutto se chiuse nelle vostre stanzette e a freddo date la più brutta e la più pelosa solidarietà che si possa immaginare.